Paolo Ferrari, attore teatrale, radiofonico, televisivo, cinematografico e anche doppiatore. Maestro, lei è un attore che ha recitato con estrema disinvoltura in tutti i generi teatrali, passando dal teatro leggero a quello impegnato. Il suo eclettismo si evidenzia negli impegni radiofonici, cinematografici e soprattutto televisivi. Lei inaugura dagli studi di Milano, con tre altri grandi interpreti, Nino Manfredi, Elio Pandolfi, Gianni Bonagura, la televisione. Il mezzo che avrebbe permesso all'Italia di abbandonare la parcellizzazione della sua bella lingua in tanti dialetti. Avevate la sensazione che anche attraverso la vostra opera si andava attuando una vera rivoluzione nel costume italiano? Beh, in un certo senso sì, si tratta di stabilire se la rivoluzione ha prodotto effetti benefici o meno, però chiaramente era un po' una rivoluzione, insomma. La speranza era che chi faceva televisione parlasse un italiano decente, quantomeno che sapesse coniugare i congiuntivi, almeno. Però poi ci sono state, se io non ricordo male, anche in televisione delle trasmissioni didattiche molto interessanti, insomma. Quindi indubbiamente, insomma, l'avvento è stato estremamente importante. Poi si tratta di aprire un dibattito sull'esito e sulla finalità della televisione, se in bene o in male, diciamo che 50-50, così non scontentiamo nessuno. E fino all'avvento della televisione l'italiano era quella lingua parlata solo dai doppiatori, come amava ripetere Ennio Flaiano. Cosa ne pensa di questa affermazione? Ha avuto modo di conoscere Flaiano e lei in quel periodo cosa pensava del doppiaggio? Ma io non ho avuto la fortuna di conoscere Flaiano, so però che ho sempre pensato che il doppiaggio era assolutamente negativo nei confronti, cioè noi non abbiamo avuto mai la possibilità per questioni finanziarie, insomma, il pubblico italiano non era assolutamente abituato, non avrebbe accettato di vedere i film in originale con i sottotitoli, e questo è stato un danno gravissimo, perché io vedo un film dove il protagonista è Marlon Brando. Marlon Brando ha una voce molto particolare che non risponde alla sua fisicità. È una voce abbastanza sottile, abbastanza acuta. Sarebbe come andare a sentire un concerto di Arturo Benedetti e Michelangelo, però è un altro che suona. Le note sono quelle, ma io voglio sentire il tocco di Michelangelo, quindi voglio sentire la voce dell'attore che io sto guardando. Qualche volta è successo anche a me, anzi più di una volta, di doppiare attori italiani, e allora non ho rubato niente a nessuno, insomma, forse nel caso di Citti, per esempio, che io ho doppiato il film di Pasolini, quando lui ha fatto Edipo, e Edipo quando si acceca, una delle battute più belle, questo urlo e questa... E lui invece nell'originale diceva i numeri, diceva 2-3-4, 2-3-4, lì è stato un salvataggio nei confronti delle... Però in genere il doppiaggio, ripeto, toglie la possibilità di sentire la voce, e per un attore la voce è molto importante, la voce è il nostro strumento, con quello ci giochiamo, insomma, quindi non senti l'originale. Nel 1952 lei ha doppiato Donald O'Connor in Cantando sotto la pioggia, sì, per conto della società Ars, appena fondata. Sì. Può ricordare in generale questa esperienza? Sì, ricordo che prima di doppiarlo ci furono i rappresentanti della Metro-Goldwyn che vollero sentire una specie di provino per sentire se la voce secondo loro era giusta da mettere su Donald O'Connor o meno. L'esito fu positivo, ma insomma evidentemente ci tenevano ad avere una certa similitudine tra la voce di Donald O'Connor e la mia, non è che io ho falsato la mia voce, però evidentemente per loro era accettabile, in modo che non venisse falsata l'interpretazione di Donald O'Connor. E dopo questa esperienza entra in CID, dove diventa una delle voci più importanti. La CID doppiava prevalentemente film italiani. Nella sua attività di doppiatore lei ha prestato la voce a tanti attori stranieri, ma le è mai capitato, oltre a Franco Citti, già ricordato, di doppiare attori italiani? Sì, indubbiamente sì, però non sono in grado di ricordarmi chi esattamente.
anche perché se me lo ricordassi non lo direi, non farei un buon servizio, un regalo a chi è stato doppiato da me. Ricordo però una volta, se non vado errato, che feci una parte in un film a condizione che io venissi doppiato, perché io dovevo dare la voce al protagonista. Quella è stata una delle cose più divertenti della mia carriera di doppiatore, essere doppiato io per doppiare il protagonista. Il paradosso per eccellenza. I critici cinematografici non parlano mai del doppiaggio e dei suoi interpreti, se non in termini negativi. Secondo lei fanno finta di niente, non se ne accorgono, sono indotti a non accorgersene per non inimicarsi gli attori italiani che si fanno doppiare? Ma non lo so quale sia la ragione. Io continuo a sostenere che il doppiaggio, che dà lavoro a un'infinità di gente peraltro, che si dedica soltanto al doppiaggio, e devo dire anche che spesso e volentieri i nostri doppiatori hanno migliorato gli attori che stavano doppiando. Però rimane il discorso che ho fatto prima, insomma, io voglio sentire come parli, insomma, Bette Davis aveva una voce orrenda, però io voglio sentire Bette Davis, che era una straordinaria attrice, non mi interessa. Diventa neutra la cosa, insomma, la voce è la voce, ognuno la deve adoperare come crede, e io voglio sentire l'originale. E lo dicevamo prima, lei ha doppiato Franco Citti, ma anche in Accattone. Può ricordare questa esperienza e soprattutto la figura del regista Pierpaolo Pasolini, che è diretta in sala insieme a Mario Maldesi? Sì, l'incontro con Pasolini per me è stato un incontro che ha, non dico cambiato la mia vita, ma il rapporto con Pasolini per me è stato incredibile, toccante e prezioso, proprio per aver incontrato una persona che era una persona fuori dal normale, di una sensibilità, di una profondità, di una riservatezza, di una timidezza. Insomma, quando io ho lavorato con Pasolini, quando gli ho doppiato Citti, eravamo come si dice, insomma, colonna separata, cioè ero solo io che doppiavo le Citti, gli altri poi erano stati doppiati dopo, insomma. E quindi ho avuto la fortuna di avere questo incontro con Pasolini, che per me è stato importantissimo, determinante, e che mi ha fatto fare una delle figure più vergognose, di cui io chiedo ancora perdono, e lo dissi anche a lui, perché avevo stabilito che Pasolini era un imbecille che diceva solo parolacce e basta. Quando l'ho incontrato lui nella sala, in cabina di regia al doppiaggio, e io al liceo, mi sono reso conto di come veramente, ma insomma, sbagliare è lecito, e io quello fu uno sbaglio clamoroso, però ho avuto la fortuna di potermi ricredere e di conoscere una persona fuori dal normale, veramente, una persona eccezionale. E lei instaura un binomio voce-volto con due grandi interpreti del cinema mondiale, il tenero Jean-Louis Trintignant e il tenebroso Humphrey Bogart. Iniziamo con Trintignant, straordinario interprete del film di Dino Risi, Il Sorpasso. Cosa ricorda di questa esperienza che la vede protagonista in sala di doppiaggio con Vittorio Gassman, con il quale aveva da poco recitato in TV ne Il Mattatore? Il Mattatore è stata una delle cose belle fatte in televisione. E doppiando insieme a Gassman allo stesso regio, mi ricordo che facevamo le gare a vedere chi era più pronto a... Io ho fatto del doppiaggio ed ero considerato un buon doppiatore anche per una ragione, perché Padre Eterno mi ha regalato una memoria un po' particolare, di conseguenza a me bastava vedere la scena una volta e imparavo a memoria immediatamente le battute, e questo mi permetteva di non dover fare quel lavoro che si fa al doppiaggio, perché guardi e poi vedi, guardi perché devi andare a sincrono. Io memorizzavo immediatamente, e questo mi permetteva di guardare l'attore con le sue espressioni, con le sue cose, e quindi di andare a sincrono lo stesso, ma insomma di seguirlo meglio di quanto
non veniva fatto normalmente, ecco. Questa memoria prodigiosa poi le servirà anche in teatro nella sua carriera? Beh, indubbiamente, avere una buona memoria non è certo essere penalizzati, la memoria nel nostro mestiere serve comunque. Continuiamo con Bogart, cui presta la voce nei ridoppiaggi degli anni Ottanta, non facendo rimpiangere il suo abituale doppiatore Bruno Persa. Ricorda quale direttore l'ha scelta, se ha fatto dei provini, in quale società? Beh, io doppiai Bogart in un film, mi pare che si chiamasse Provaci ancora, sembra una cosa del genere, in cui c'era un sosia di Bogart, e allora mi chiesero di doppiarlo. Quando poi si trattò di doppiare i film di Bogart, la produzione o la casa e così si ricordò di questo doppiaggio che avevo fatto di questo sosia e disse: no, vorremmo Ferrari. E li ho doppiati tutti in fila, anche quello in colonna separata da solo, e questo mi ha permesso anche di vedere come Bogart stava costruendo il suo personaggio, il modo di tenere la sigaretta in un modo prima, poi in un'altra, poi. Ed è stato uno degli esercizi, da un punto di vista di doppiaggio, più faticosi ma anche più interessanti, perché Bogart in originale non muove la bocca quando parla, lui dice le cose così senza muovere il labbro, quindi a riuscire a mettergli in sincrono le battute in italiano non era una cosa facile, ma ripeto, mi ha permesso di studiarmi tutto l'arco che ha portato Bogart dal suo inizio a creare poi Humphrey Bogart. Sì. Quindi ancora una prova di eclettismo, dal timido Trintignant al tenebroso Bogart, tenendo registri recitativi molto diversi, insomma un grande esercizio teatrale e di recitazione. E per i giovani del nostro sito le chiediamo un ricordo di Nero Wolf da una parte e Tino Buazzelli. Ma Buazzelli era un personaggio incredibile, Paola Borboni, una grande attrice, così disse, è veramente un ciociaro, perché lui era un ciociaro, è un ciociaro estremamente dotato e particolare. Il mio rapporto con Buazzelli in Nero Wolf era praticamente un pochettino dei pezzetti di vita, perché il mio rapporto nella vita con Buazzelli era abbastanza quello che poi era quello di Archie Goodwin in Nero Wolf, cioè un rispettoso sfottò nei miei confronti con Guazzelli, che era un grosso personaggio, un grandissimo attore. Maestro, noi la ringraziamo del suo contributo al nostro ciclo di interviste. Da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i telespettatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. E allora l'enciclopedia del doppiaggio è il mondo dei doppiatori. Un augurio, ma sincero, perché poi si dicono sempre le stesse parole, un augurio di serenità, di pace e di consapevolezza che qualunque azione facciamo si ripercuote sugli altri, ci rimbalza addosso. Rispettiamoci.